CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 0885 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. 18esimo turno del campionato di seconda categoria, girone A. Alfanelli si affrontano nel derby l'Atletico Foggia in maglia rossa con risvolti blu e l'Atletico Ortanova con la divisa sociale, con i colori sociali della formazione del presidente Davis Greco, bianco-azzurri, con diverse assenze la formazione del tecnico Leo Iorio. La direzione di gara affidata al signor Attilio Viola di Bari, con il calcio d'avvio e subito la prima occasione della partita per l'Atletico Ortanova, caricato e abile, però esce e protegge la sua porta. Poi la conclusione da parte del numero 10 Cautillo, poi ci provava Moschitiello qui a farsi pericoloso, il dribbling di Moschitiello che prova a centrarsi, poi parte questo tiro che beffa, caricato e porta in vantaggio la formazione dell'Atletico Ortanova, la rete di Moschitiello per l'1-0 della formazione di casa. Inquadrato Moschitiello che festeggia con i compagni di squadra, ancora Moschitiello che mette questo pallone in mezzo, prova a servire Gervasio che viene anticipato e salva tutto la retroguardia ospite, poi c'è il fallo e il calcio di punizione qui battuto da Lambiase con la rovesciata di Mastropieri, la salva tutto, ancora caricato, qui la conclusione dalla distanza, c'è deviazione per il direttore di gara, c'è calcio di punizione a due in aria e qui la battuta con la formazione foggiana che realizza con Lunato tra le proteste della formazione di casa, e vediamo qui la battuta in aria, il gol di Lunato, sembrava esserci appunto, non sembrava esserci il calcio di punizione, non è così per il direttore di gara che poi qui ammonisce Gramazio, poi ancora questo pallone in mezzo, esce ancora caricato, fa sua la sfera e ancora caricato a salvare anche in questa occasione, poi la deviazione con Conte che ci ha provato, poi salva tutto ancora la formazione ospite, qui ancora l'Atletico Ortanova pericoloso in avanti con la conclusione di ancora Cautillo protagonista, e qui il fallo con l'atterramento proprio di Cautillo e il giallo che arriva anche per Lovasto, qui ancora la conclusione, salva ancora caricato, ancora in aria protagonista l'Atletico Ortanova con questa deviazione ancora di Cautillo, lo scambio proprio con Muschitiello, ancora la conclusione e poi la parata di caricato, finisce il primo tempo con l'Atletico Ortanova e l'Atletico Foggia sull'1-1. Qui entra nella ripresa anche Manuel Guglielmo, non disponibile dal primo minuto, qui caricato, la deviazione di Gervasio e il gol del vantaggio dell'Atletico Ortanova, festeggiato Gervasio che trova la rete, la deviazione a beffare, caricato il 2-1 dell'Atletico Ortanova, festeggiato anche bomber Gervasio, poi ci prova ancora l'Atletico con Moschitiello, esce caricato e salva, poi ancora la formazione ospite qui con la deviazione vincente e Somenzari che mette dentro il gol del 2-2, vediamo proprio la difesa ortese beffata da Somenzari, è entrato all'inizio di presa, qui il pallone in avanti, esce caricato e salva ancora la sfera, c'è ancora un fallo laterale con il capitano Sacchitelli che mette questo pallone in mezzo per il nuovo entrato Sodrio, non al meglio della condizione ma schierato comunque nella ripresa, poi la conclusione, pallone che termina a lato, c'è ancora questo pallone in avanti, caricato esce e fa sulla sfera, c'è ancora questa deviazione, caricato ancora a salvare per la formazione ospite, qui c'è il fallo di Manuel Guglielmo su Pacello che si fa male e uscirà con l'aiuto dei sanitari, e qui anche gli applausi della tribuna del Fanelli per lo sfortunato Pacello, un problema al ginocchio abbastanza grave, qui tanto la conclusione, la parata di caricato sull'Ambiase, ancora questo cross di Zanni con il pallone che mette dentro il bomber Sodrio, ma c'è carica sul portiere, sembra aver anticipato però nettamente Sodrio, non è così per il direttore di gara Viola, e finisce così la sfida sul 2-2. Noi andiamo negli spogliatoi per ascoltare i protagonisti della gara
gara, qui l'ultima occasione, poi salva tutto caricato e andiamo proprio negli spogliatoi. Tecnomaster.biz, business center, e-commerce, logistica e formazione professionale. Si sviluppa su un'area di 1200 metri quadri in un ambiente elegante ed accogliente, con un'ampia reception con servizio di centralinista multilingue. Tecnomaster.biz offre uffici e sale riunioni a noleggio con chiave personalizzata. La struttura è dotata di un'elegante sala conferenze dedicata alla formazione professionale. Tecnomaster.biz annoverà personale esperto e qualificato al servizio di un'azienda giovane, dinamica e al passo coi tempi. Tecnomaster.biz è a Cerignola sulla strada statale 529 o Fantina al chilometro 1200. Telefono 0885 74 60 97. Mister Roberto Petrone, è un punto importante qui ad Ortanova, una trasferta delicata per voi, avete confermato ancora il buon momento, un punto che fa morale e serve alla classifica. Beh, sicuramente, anche perché di fronte avevamo un avversario ostico, una delle pretendenti al salto di categoria, una squadra di tutto rispetto. I ragazzi hanno retto bene, orgoglioso perché sono riusciti a rimontare due volte in situazioni di svantaggio e due volte sono riusciti a rimontare la partita. Ci sono state anche occasioni da parte degli avversari per poter portare a casa i tre punti e ci è andata bene. Un punto che serve anche per la salvezza, perché dovete allontanarvi al più presto da quelle zone pericolose. Noi speriamo di uscire al più presto, anche perché io continuo a insistere con i miei ragazzi che non ci appartiene quella posizione. Per quello che abbiamo espresso a tratti in alcuni momenti, e dobbiamo continuare su quella linea, non ci appartiene quella posizione in classifica. Per quanto ho visto in queste prime giornate del ritorno in tutto il giro d'andata, tra le pretendenti al salto di categoria, che giudizio puoi dare? Beh, sono attrezzate tanto l'Ortanova quanto il Sant'Unicandrum e lo stesso Stornarella che abbiamo affrontato all'ultima di andata, sono squadre che hanno impressionato soprattutto. Anche il Donuva Biceglie, però lì diciamo probabilmente gioca più il fattore campo, quindi è una squadra che è destinata a fare molti più punti in casa di quelli in trasferta. Se ti dovessi giocare un gettone una di queste quattro, chi? No, non mi esprimo perché non, è un campionato a parte. Non mi compete, auguro a tutte e quattro le squadre che ho nominate di andare arrivare fino in fondo sempre con il piglio di poter essere i primi. Chiunque vada se l'è meritato, perché sono quattro squadre che hanno fatto il vuoto dietro per questo, hanno fatto il vuoto perché sono quelle meglio attrezzate. Allora, con i due presidenti al termine della partita, del derby, siamo per ospitalità e per cavalleria dalla presidente dell'Atletico Foggia, un punto importante per voi lo confermava anche mister Petrone. Sì, infatti, esatto, sono contenta del risultato, anche perché è stato abbastanza difficile, vedendo anche considerando il campo come stava e in che condizioni. E certo loro hanno avuto più occasione da gol, a noi ci è andata bene, complimenti ai ragazzi, e sono contenta di questo risultato. Scherzando, prima il presidente Greco diceva che siete un po' la bestia nera delle squadre del presidente Greco. Sì, infatti, forse non hai mai vinto con noi, forse sì, anche con gli spareggi non ha mai vinto, ha sempre perso. Chiederemo in federazione di non affrontare più le squadre dell'Atletico Foggia? No, dai, faccio i complimenti ai ragazzi dell'Atletico Foggia, su un campo difficile, loro sono venuti qua, non erano abituati a questo campo, quindi devo fargli i complimenti, hanno fatto una bella partita, secondo me è un risultato che rispecchia quanto visto in campo, però non, secondo me la mia squadra ha giocato leggermente meglio, però su un campo del genere andare a dire leggermente meglio, non lo so, mi sembra un attimo idilliaco. Niente, accettiamo questo pareggio a malincuore, siamo a tre punti o a due punti dallo Stornarella, noi ci crediamo, non molleremo sicuramente fino alla fine e niente, comunque ringrazio tutti e 22 i ragazzi in campo perché oggi hanno battagliato fino all'ultimo, peccato per i tre punti che non sono arrivati, ma complimenti a tutti. Ecco, a proposito di campo, inizio ritardato anche per qualche sistemazione al terreno di gioco, ma intanto qualcosa sembra muoversi anche a livello politico.
Sì, sembra di sì. Ieri ho avuto dei contatti, ci sono state delle ottime considerazioni, ci sono state fatte delle cose che probabilmente in futuro cercheremo di sistemare. Io me lo auguro davvero tanto, perché qui veramente giocare qui non mi gratifica affatto. Sono molto deluso sempre dal campo, dal terreno di gioco. Ci penalizza tantissimo, perché noi abbiamo una squadra secondo me abbastanza tecnica, e giocare su questo campo qua poi diventa difficile. Per una squadra che vuole ambire a risultati maggiori non mi sembra una struttura, o quantomeno un campo di gioco, adeguato ai miei ragazzi.